Oh, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale in questa bellissima cornice, come sempre, nella natura incontaminata delle Apuane. Di cosa parliamo oggi? Di erbe spontanee e in particolare di una delle erbe spontanee dalle proprietà particolarmente utili e caratteristiche soprattutto in cucina, l'Allium Orsinum, meglio noto come aglio orsinum. Come vedete qui ce n'è un bel tappeto, ma andiamola a vedere nel dettaglio. A dopo! Bene, adesso che ci siamo avvicinati possiamo analizzarlo con più cura. L'aglio orsino è una pianta perenne, a carattere bulboso, dall'odore pungente, caratteristico proprio dell'aglio. Come i suoi cugini un po' più eleganti, ovvero il tulipano e il giglio, appartiene alla famiglia delle liliacee. Le foglie si presentano con una forma larga ed allungata, delicate e morbide al tatto. I fiori sono contenuti in una piccola ombrella dalla consistenza membranosa quasi cartacea, che può contenerne al massimo una ventina. Al momento opportuno, l'ombrella cadrà lasciando in vista il fiore. I fiori dell'aglio orsino, dalla forma lanceolata e di color bianco candido, sono ermafroditi. Posseggono quindi sia l'apparato riproduttore maschile che quello femminile. L'impollinazione avviene tramite api ed altri insetti e possiamo ammirarne la fioritura nel periodo tra aprile e giugno. Ma vediamo adesso anche alcune delle proprietà medicinali di questa pianta. L'aglio orsino, infatti, oltre ad essere un formidabile diuretico ed un buon alleato nella lotta al colesterolo, possiede anche degli agenti disintossicanti. Numerose ricerche hanno poi riscontrato nell'aglio orsino la capacità di prevenire gli infarti e i problemi cardiaci, così come fa anche il comune aglio, grazie alla sua proprietà ipotensiva. In cucina l'aglio orsino si può usare tranquillamente al posto dell'aglio classico, rispetto al quale possiede un gusto più delicato e prelibato, ricordando un po' quello dell'erba cipollina. La pianta è interamente commestibile, dal bulbo fino alle foglie e persino ai fiori. Infine, con l'aglio orsino si può preparare anche un ottimo pesto. Veniamo infine all'origine del nome di questa pianta. Intanto Allium è un termine che deriverebbe dall'antica parola celtica al, che significherebbe acre, qualità principale dell'aglio. Ma nello specifico l'aglio orsino si chiama così proprio perché gli orsi, una volta risvegliatisi dal lungo letargo invernale, si cibano proprio di questa pianta per depurare l'organismo. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao! Maremma Cigliala. Ciao a tutti ragazzi! No dai, questa è da ricovero immediato in un centro di salute mentale.